Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme questa be bellissima e molto particolare lavorazione ai ferri. È il punto gemma, infatti andremo a realizzare tutte queste gemme incolonnate. Non è un punto reversibile perché questa ha una parte che va sul diritto e una parte che va sul rovescio, quindi è una lavorazione che sconsiglio per poter realizzare delle sciarpe, mentre invece è ideale per poter realizzare dei top, possiamo realizzare dei maglioncini, possiamo realizzare dei cardigan, dei cappellini, possiamo realizzare anche delle bellissime copertine. Insomma, è una lavorazione che si presta bene, per tantissimi progetti. Allora, si sviluppa su un numero di maglie, multiplo di 4 più 3 più 2 per il vivagno e il disegno si sviluppa su 4 ferri di andata e di ritorno. Inoltre è una lavorazione che si presta bene ad essere lavorata sia con filati sottili e sia con filati un pochino più doppi. Bene, prima di andare al tutorial e prima di realizzare insieme questo punto, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere, sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a iscrivervi, scusatemi, a seguirmi, sia sulla mia pagina Facebook che sulla mia pagina Instagram, di cui vi lascio il link delle pagine sempre giù nell'info box. Bene, andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo bellissimo punto. Allora, per il mio campioncino, io ho avviato in totale 21 maglie. Come vi ho detto prima, questa lavorazione si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 4, quindi ho avviato 16 maglie più 3 più 2 per il vivagno, quindi in totale 21 maglie. Iniziamo ora a lavorare il primo ferro del modulo. Inoltre sto lavorando il mio campioncino con dei ferri numero 6 e mezzo e sto utilizzando un filato adatto per questo numero di ferri. Allora, iniziamo il primo ferro del modulo e iniziamo con una prima maglia che la vado a lavorare a diritto perché è una maglia di vivagno. Poi lavoro 3 maglie a rovescio, quindi una, 2 e 3, e poi vado a lavorare una gemma, quindi riporto il filo dietro al lavoro e la gemma la andiamo a lavorare in questo modo molto semplice: punto il ferro nella maglia del ferro opposto, lavoro un punto a diritto, però non faccio cadere la maglia dal ferro, così faccio un gettato. Faccio passare quindi il filo sul ferro, ripunto di nuovo il ferro nella maglia e vado a lavorare un altro diritto, così, e faccio cadere la maglia dal ferro. Di nuovo lavoro 3 maglie al rovescio, una, 2 e 3, e realizzo un'altra gemma, riporto il filo dietro e punto il ferro nella maglia opposta, sul ferro opposto, questa qua, lavoro un punto a diritto, non faccio cadere la maglia dal ferro, faccio un gettato, così faccio passare il filo sul ferro e di nuovo lavoro una maglia a diritto nella stessa asola e lascio cadere la maglia dal ferro. Riporto il filo davanti al lavoro e lavoro 3 maglie a rovescio, una, 2 e 3. Riporto il filo di nuovo in posizione di lavorare la maglia a diritto, così punto il ferro nella maglia del sul ferro opposto, lavoro un punto a diritto, un gettato e nella stessa maglia vado a lavorare un punto a diritto e lascio cadere la maglia dal ferro. Di nuovo 3 maglie al rovescio, una, 2 e 3. E vado a lavorare la mia ultima gemma. In questo modo lavoro un punto a diritto, non faccio cadere la maglia dal ferro, faccio un gettato e di nuovo lavoro un punto a diritto nello stesso punto e faccio cadere la maglia dal ferro e termino il ferro con 3 maglie al rovescio, una, 2 e 3 e
e chiudo con un gettato, scusatemi, un gettato, e chiudo con un punto di vivagno, con una maglia di vivagno. In questo modo, quindi, il primo ferro non dobbiamo fare altro che alternare. Dopo aver fatto il vivagno, 3 maglie a rovescio e una gemma, 3 maglie a rovescio e una gemma, e così via per tutto il ferro, terminando il ferro facendo l'ultima gemma e terminiamo il ferro con 3 maglie a rovescio e un punto di vivagno. E questo è il primo ferro. Iniziamo il secondo ferro. Iniziamo ora il secondo ferro. Il secondo ferro dobbiamo andare a lavorare le maglie così come si presentano. Lavoro sempre il mio primo punto a diritto. Punto di vivagno, poi vedete andiamo ad alternare 3 maglie a diritto, si presentano a diritto con 3 maglie a rovescio, quindi lavoro 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3, e poi lavoro le 3 maglie a rovescio dove abbiamo appunto realizzato la gemma nel ferro precedente e le vado a lavorare a rovescio, 1, 2 e 3. Di nuovo lavoro 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3 e 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3, 3 maglie a diritto e 3 punti a rovescio. Tre punti a diritto e 3 a rovescio, 1, 2 e 3. E termino il mio ferro con 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3, e con una maglia di vivagno sempre a diritto. Quindi abbiamo in questo modo terminato anche il secondo ferro. Questa è la parte che va diritto, vedete? Già si vede la gemma. Ora dobbiamo iniziare il terzo ferro. Bene, iniziamo il terzo ferro. Allora, nel terzo ferro dobbiamo andare a ripristinare le 21 maglie che abbiamo avviato all'inizio, perché ora ne sono di più, perché per realizzare le gemme abbiamo fatto degli aumenti. Ora andiamo a lavorare in questo modo. Lavoro la mia prima maglia a diritto, poi lavoro le 3 maglie, vedete, a rovescio, 1, 2 e 3. Poi ci troviamo ora con queste 3 maglie a diritto della gemma, del fiorellino. Quindi che cosa facciamo? Dove abbiamo fatto gli aumenti nel ferro iniziale, andiamo a lavorare queste 3 maglie insieme, così da diminuire e da riportare di nuovo il numero di maglie iniziali, così lavoro le 3 maglie insieme e lavoro le 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3. Di nuovo, vedete, ci sono le 3 maglie e le vado a lavorare tutte e 3 insieme. Mi raccomando, prendetele tutte e 3. Scusate, devo riportare il filo dietro al lavoro. E le prendo tutte e 3. Stavo dicendo, fate attenzione a prenderle tutte e 3, assicuratevi bene, altrimenti poi una vi scappa. Così lavoriamo le 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3, e di nuovo lavoriamo le 3 maglie a diritto. Maglie a rovescio, 2 e 3. E le 3 maglie a diritto e terminiamo il ferro con 3 maglie a rovescio e una maglia di vivagno a diritto. Abbiamo in questo modo lavorato il terzo e penultimo ferro del modulo, vedete? Così. E abbiamo anche ripristinato le nostre 21 maglie. Ora andiamo a lavorare il quarto ed ultimo ferro. Allora, il quarto ferro, che poi è anche l'ultimo ferro del modulo, lo andiamo a lavorare tutto a diritto. Lavoro la mia prima maglia di vivagno a diritto e poi vado a lavorare tutte le restanti maglie che stanno sul ferro, tutte a diritto.
quindi come avete visto una lavorazione semplicissima. L'unica attenzione che dobbiamo prestare nel secondo ferro, quando dobbiamo andare a fare gli aumenti per creare le nostre gemme, però comunque molto semplice. Quindi ho quasi terminato il mio ultimo ferro del modulo, vado a lavorare le mie ultime maglie, la mia ultima maglia e la maglia di vivagno a diritto. Ed ecco che ho terminato il mio modulo. Ed ecco che, vedete, abbiamo realizzato questo bellissimo punto, una bellissima lavorazione ai ferri. Ora, per poter proseguire con il progetto che stiamo realizzando, non dobbiamo fare altro che ripetere il primo ferro, quindi ripetere questi quattro ferri per tutto il lavoro che intendiamo realizzare. Allora, io vado un po' avanti con il mio campioncino, così vi farò vedere il risultato di questo punto. Bene, ed ecco che ho terminato il mio campioncino e questo è il risultato della lavorazione. Quindi è un bellissimo punto, semplicissimo, come avete visto molto facile da realizzare, però è di grande effetto. Inoltre è anche molto morbido, quindi possiamo realizzare oltre a delle bellissime copertine, perché proprio per questo motivo un pochino queste gemme un po' sollevate danno un effetto in più, però possiamo realizzare anche tantissimi capi di abbigliamento, come vi ho detto prima, possiamo realizzare dei bellissimi maglioncini, però anche dei top estivi, oppure possiamo realizzare dei cardigan, ma anche dei cappellini. Insomma, in base alla nostra fantasia e alle nostre esigenze, possiamo realizzare veramente tantissimi progetti. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile, di avervi dato sempre qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like e se avete qualche domanda, se avete qualche dubbio, se avete qualche consiglio, se avete qualche richiesta, lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!